La preghiera è sempre di arrivare con un po' d'anticipo, perché chi arriva prima può fare ben più di una visita, perché noi le regaliamo tutte ogni giorno le visite, dalla cardiologia con l'elettrocardiogramma, la visita senologica con l'ecografia mammaria, la visita ginecologica con il pap test, c'è anche lo spazio per gli uomini con la visita andrologica, c'è la dermatologia, l'endocrinologia per la tiroide, la nutrizione, le malattie respiratorie, il rene, c'è veramente un ampio spettro di visite possibili, tutte completamente gratuite. L'unica preghiera, ci sarà tanta gente, quindi anticipatevi un po'. Sul lungomare di Napoli comincia la 3 giorni del Campus della Salute. 200 tra medici, esperti e volontari offriranno visite mediche gratuite in 23 specializzazioni. Partecipano anche le Università Federico II e Vanvitelli, strutture private e l'Associazione Farmaciste Insieme per garantire migliaia di visite. La cittadinanza lo aspetta, ma lo aspettiamo anche noi come istituzioni, perché è una bellissima prova di collaborazione interistituzionale e con l'associazionismo. È anche un progetto che poi progredisce di anno in anno, quindi si amplia, si allarga e coinvolge sempre più soggetti. Questo significa che noi riusciamo a raggiungere tante persone e quindi a sensibilizzarli sul tema della prevenzione. L'opportunità che questi medici e volontari mettono a disposizione dei cittadini, l'opportunità appunto di fare delle visite, accompagnate sempre dallo sport, insomma, e anche la possibilità di fare solidarietà. Insomma, siamo felici di promuovere questa iniziativa per la città, sia per la città alla sanità, ed è veramente una bella cosa. Con tanti testimonial fra artisti, scienziati, imprenditori e sportivi, il campus si concluderà domenica con la Prevention Race. Spazio anche per gli animali, con un camper del servizio veterinario, e massima attenzione per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie ed anche delle disuguaglianze sociali in tema di salute e prevenzione. Oggi noi scontiamo continuamente i minori finanziamenti che arrivano dal governo centrale. C'è una disparità tra i fondi che vengono dati alla sanità del nord e quelli che vengono dati alla sanità del sud. Per questo noi dobbiamo insistere e dire ai cittadini di andare presso le strutture pubbliche e lì attivare i protocolli di prevenzione, perché facendo salire questa richiesta sale anche la richiesta di quella che è un'attenzione verso le nostre strutture.